Con Daniele Amauro, giro i complimenti di Massimo Profeta da studio, che ha detto vittoria di prestigio ma soprattutto meritata. Sì, ma diciamo il calcio d'agosto sapete che conta poco. Mi interessava vedere un po' l'atteggiamento della squadra nei confronto una squadra importante come il Pescara, e abbiamo avuto delle risposte importanti perché abbiamo gestito bene il possesso palla, siamo stati aggressivi e abbiamo creato buone situazioni per far gol, quindi la prestazione è stata importante, ho visto una crescita da parte di tanti ragazzi e confidiamo ecco, nel rientro di altri giocatori importanti come Amadio, Ingrosso, Giambè, quindi abbiamo degli uomini che vogliamo e dobbiamo inserire il prima possibile in un organico come il nostro, fatto di giovani importanti che sicuramente devono crescere, dobbiamo lavorare per trovare un po' un equilibrio come squadra e come ho detto nella fase di presentazione a luglio, il nostro intento è quello di arrivare a giocarci tutte le partite a viso aperto con tutte le altre squadre del girone, poi a volte vinceremo, altre volte perderemo, però vogliamo essere sempre dentro la partita tutte le domeniche e per farlo dobbiamo lavorare, trovare un equilibrio giusto, crescere come squadra, e adesso questi risultati così possono accrescere un po' l'autostima, però dobbiamo continuare a lavorare e migliorare ancora perché possiamo farlo secondo me. Però si sono visti già dei bei concetti contro un avversario di spessore che punta a un campionato di vertice, soprattutto ho visto un Volpicelli già in formato campionato, già in forma campionato. Beh, Emilio le qualità che ha le scopro io, quindi è un giocatore importante su cui confidiamo molto, però poi per far sì che possiamo ecco sfruttare le sue qualità dobbiamo passare sempre attraverso il gioco di squadra, mettono le condizioni di dargli la palla sui piedi, poi speriamo nella sua giocata, nella sua inventiva, e quindi questo è un passaggio su cui dobbiamo lavorare e migliorare, perché ho detto, siamo ancora a 3 settimane all'inizio del campionato, abbiamo ancora degli ampi margini di miglioramento. Contento Amauro oggi? Sì, sono soddisfatto per i ragazzi perché ho detto un attimo fa, queste partite possono far crescere l'autostima dei ragazzi, soprattutto dei giovani, perché sai, giocare col Pescara sembra una partita di spessore, di cartello, e tenere testa alla pari, questo mi rende ecco, felice per loro, perché si rendono conto che se hanno un'interpretazione giusta e sanno tenere bene il campo come piace a me, come lavoriamo, possiamo giocarla con tutti, altrimenti faremo fatica, quindi noi non possiamo mollare di un centimetro e dobbiamo essere il nostro punto di forza, grande atteggiamento, motivazione, equilibrio e mettere in pratica il lavoro settimanale di partita in partita.